La ciurma, io sono Mazza Tessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Book of Demons. Allora, visto che siamo così insieme a giocare a Book of Demons, mangerò un pezzo di fetta biscottata. Non so come mai, ma il fatto che questi due deodoranti proprio lo mette là sotto mi dà l'idea che di nuovo sarà uno molto rapido, ma non ci arriviamo comunque. Ah, questo invece sì. 10, 18 dovremmo fare. Facciamo 18, ci proviamo. Solo 10, secondo me ci mettiamo meno di quanto non dovrebbe essere. E vado con questo. Probabilmente con questo avremo l'antipapa dentro. Credo. Non lo so. Vediamo. Dai, non è possibile che continuiamo ad avvicinarci all'antipapa e niente. Ah, qua c'è della gente cattiva. Cos'è che dice? Abbiamo già un sacco di roba da raccogliere. Ah, perché è un livello più grande effettivamente di quanto non fossero gli altri. Sneaky Mage, di nuovo quello che fa le robe stealth. No, qua c'è una curina, quindi teoricamente non dovremmo avere troppi problemi. No. Ehi. Niente, ho evocato tutto qua. Tutto proprio. Allora, senti. No, togliamo il veleno magari un attimo se si può. Ok. Dove è andato lui adesso? Ok. Oh, porca miseria, è bello cattivello questo. Perché misso? Ah, perché c'ha tutti questi tizi qua addosso. Senti, per piacere. Ma perché continuo a missare, vaffanbrodo? Ed era solo la prima fase, tra l'altro. Bella storia. Gente che non vuole venire, che non vuole crepare, non so, davvero è fastidiosa, è fastidiosa. Pure lo scudo, ovvio, ti pareva. Oh, senti, allora, se vuoi andartene dall'altra parte non so cosa dirti, io intanto tiro giù sta gente che piacevole tanto non è. Allora, scusatemi un attimo, ma schiacciato qua in mezzo a sti porca miseria di robe. Allora, come faccio ad essere congelato e bruciarmi allo stesso tempo? Il game design non prevede questa roba qua in genere, come. Ma basta! Cosa stai continuando a evocare qua? Come è sopravvissuto leggendario? Non so cosa sia questo achievement, ma. Si è anche curato, ovviamente, nel mentre. Ed è immune perché c'è l'altro tizio accanto. Dove vai? Capra di uno che sta evocando delle altre robe qua.
Allora, senti, abbiamo iniziato con il piede sbagliato, però le mie intenzioni erano semplicemente quelle di metterti a riposare un attimo, no? E vedete che riposare non è un'attività poi così negativa o impegnativa o cosa. Ti metti un attimo, ti corichi, ti do una mano per prendere un po' di sonno meglio. Ah, Mareo, cosa non bisogna inventarsi qua per tirare giusti? Porca pupazza di demoni. Ah, piglia tutto, piglia tutto, piglia tutto. Come spawna qualcosa in faccia? Stranamente no. Allora, tu non mi piaci, non mi sei mai piaciuto, neanche i tuoi parenti. Vai a salutarli da vicino. Ma perché? Perché tutti sti tizi? Perché? Che ci vogliono 70 colpi di mouse. Tra un attimo non do più il braccio a forza di cliccare. No, questo me lo segno magari per episodi prossimi. Non fare più di un episodio di Book of Demons consecutivo, perché sennò qua si diventa pazzi e si perde l'uso degli arti superiori. No, vada, ok. E pensare che una volta volevo fare una live. Ah, ok, la bombina quella. Ok. Delle robe di fuoco, ma tanto non mi interessa perché qua sono tutte le schifezzuole. Allora, vada, apriamo, picchiamo. Dai, recupero della vita. Ma perché spawna quello adesso? Cioè, dal fuoco appare il demone del ghiaccio, mi sembra sensato, no? Ah, c'è una chest che non abbiamo aperto, dice. Boh. C'è un sarcofago qua ad aprire. Ci sono ovviamente gli esserini del ghiaccio della morte qua. Chi è qua? Allora, no. Blocco, interrompi qualsiasi cosa tu stessi facendo. Non so cosa dovessi fare, ma. Di nuovo level up. Ma che cazzo? Sono tutti questi level up così consecutivi? Chi ha. Te pareva che non appaiono dalle fottute pareti? Ok. Era una citazione, ovviamente. Oh, la chest non so dove fosse, probabilmente è qua dove ci siamo rimasti a picchiare gente. Abbiamo detto, vabbè, ci torniamo più tardi. Pure, mi sembrava onesto, no? Mi sembra che fossimo effettivamente un po' troppo soli, tranquilli, senza niente da fare. Magari quello patisce il veleno? No, sembra di no. Allora, stupidi esserini. Capisco che ce l'ho sempre con qualcuno in sto gioco, ma è perché è un picchiare continuo, non è che c'è da esplorare o che devi picchiare tutto il tempo. Vada, dai, continuiamo di qua. Vediamolo, le scale sono di là, quindi noi dobbiamo andare di qua. Ok. Che dice che è pieno, e ci va benissimo tutto quello. Ci ha dato una bomba di gelo, che va bene. Mettiamo da parte in caso useremo poi più avanti. Qua spawnerà l'altra roba. E infatti, anzi, che non so come ho fatto, gli ho rotto lo scudo così in fretta. Allora, andiamo in su. Oh, siamo passati vicino a una shrine, ma non abbiamo preso la shrine. Vedete per caso luccicare da qualche parte? Cosa? Come? Ma non c'era un passaggio qua sotto prima? Ok, frena tutti i tuoi amici. No, e dove c'era la shrine qua?
Allora, ho proprio fatto la mossa così furba da pigliarmelo in faccia, lo stavo schivando, cioè non mi stava prendendo, mi sono spostato e mi ha pigliato in faccia. Ho visto della roba... è luminosa, infatti, dietro. Ma allora, forse questo è con uno scudino abbastanza debole, per fortuna. Uè, 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 uè. Ma dammi la shrine. Oh, un punto di vita ancora, ottimo. Dell'exp che male non fa. No, interrompi questo affare. Ok. Tutti sti versi. Dai. Va bene, adesso posso andare? No. Ho 5 robe da prendere. Dove devo prendere queste robe? Ah, ok. Ah, a posto, c'era solo più lui da tirare giù. Ok, scendiamo al piano di sotto. Ci abbiamo messo 11 minuti. Vediamo se questo si mantiene nei suoi 7 minuti. Oppure no. Ma infatti ci sono delle scale infinite, cioè nel senso... Ma oltre a questo, sapete quanto cavolo devi pagare di IMU per una roba del genere? Rolling Storm, ok. Questo fa un sacco di danno, ma non gliel'ho fermato al pelo. Non sono messo particolarmente bene. Come vita, diciamo. Porca miseria, non ho visto, l'aveva caricato? Forse era parte del suo cambio di stato. Allora. Senti, non ci siamo capiti. Sì, fece parte del suo cambio di stato. Ma se mi lascia tranquillo un attimo va benissimo, recupero un po' di vita. Vabbè, dai, usiamo la pozione. Ma dove è andato adesso? Ma... No! Bloccalo. E niente. Non mi ricordo bene come funzionasse il discorso degli scudini gialli. Ok. Sunrun mi ha dato, ok. Potevo sperare un pochettino in meglio, visto che ci ha messo un sacco.
Ah, se non altro avvisano questi quando stanno per arrivare, non è male. Tanti amici non lo fanno, vengono a casa tua e dicono ciao, sei a casa? E tu dici, beh, ormai sei qui. E invece questi sono altro, lo dicono, ti dicono, e poi arriva. Pure, mi sembrava che fossimo un po' troppo soli in questo momento, cosa, come, dove. Non volevo bere, non volevo bere. Non volevo bere, non volevo bere, non volevo bere. Adesso sono nei guai fino al collo. Vuoi vedere come sarò nei guai fino al collo? No, questo. Allora, tu ferma e ferma. No. Allora. No, prima i franchi tiratori qua perché. Ma allora basta, cioè. Dove sei andato? Ah, di là, ok. E c'ha uno scudino. Mi sembra che 70 cuori. Sì. Mi ha dato una Moonrun e boh. Dell'altra roba, allora, curiamoci. Ah, sono salito di livello? Prima forse addirittura. Andiamo con il discorso umana. Sì, vado dai. Adesso abbiamo 21 punti liberi, quindi potremmo anche equipaggiare magari qualcosa di un po' più interessante tra un attimo. Oh, siamo a 17 minuti, quindi teoricamente dovremmo aver quasi finito, ma non so se effettivamente il livello è quasi finito o meno, perché non mi sembra che siamo entrati da molto qui dentro. Però c'erano quegli altri amici che ci hanno tenuto impegnati per parecchio tempo. Più che altro mi spiace perché neanche in questo giro facciamo l'antipapa. Continuo a pensare che sia l'episodio successivo e invece neanche nell'episodio successivo. Cioè, è tanto che aspettiamo l'antipapa. Il cuoco l'abbiamo fatto tantissimi episodi fa. Che runa mi ha dato una della luna, ma non mi interessa la luna. Cos'è questa? È una runa. È lui? È la collezione dell'antipapa. Non so se là sono le scalette poi per scendere dall'antipapa o se è davvero l'antipapa in persona che adesso andiamo a incontrare. Perché qua il livello è finito praticamente. No, beh, perché non abbiamo visto le scale, quindi in realtà ci mostra solo quello che abbiamo visto ma non raccolto. Quindi aveva raccolto tutto quello che abbiamo visto, ma c'è quello che mi confonde sempre. Poi mi ricordo, ah no, è vero il discorso delle. Perché non ho preso questi soldini? Vediamo un po' perché qua.
Corruption, credo che non sia. Spero che non sia un tizio di marcescenza lui, perché. No, l'antipop è là sotto. Non so cosa dobbiamo aspettarci. Questo è l'amico che ci avvisa sempre. Level up, ottimo. Farei che fare un più uno di vita a sto giro. No, mi sa che proprio sono le scale queste per andare giù sotto dall'antipapa. Ho dimenticato dei soldi, ma dov'è? Qua? Ah, erano nascosti, chi li ha visti? Statua. Direi però che attivare la statua sarà l'ultima cosa che faremo. Siamo arrivati a 21 minuti e arriverò davanti alla statua e per vedere l'antipapa ci penseremo per il prossimo episodio, perché sennò altrimenti penso che diventerebbe troppo 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 lungo. Spero che la mia mano regga, perché è davvero messa a dura prova tutto questo cliccare. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. A tra poco.